Pace a te anche stasera. Siamo insieme. Non ci dovevo essere, ma sono contento di esserci perché il fratello ha avuto altri impegni e abbiamo così cambiato. E restiamo insieme questa sera e vogliamo parlare di qualcosa di molto importante: il piano della salvezza. Se tu vuoi avere un quadro chiaro come Dio ci parla nella sua parola per la salvezza, prendi gli appunti man mano e vedi quanto grande è Dio in verso ciascuno di noi. Prima che andiamo avanti però vogliamo cantare un bel canto che è il 615 che dice «Il mio rifugio sei». Facciamo del Signore il nostro rifugio perché è il rifugio che serve per tutto, eh? Antiatomico, anti, anti cose spirituali, anti antipotenze spirituali dell'avversario è il più grande rifugio che l'universo ha. Fallo diventare il tuo rifugio, il mio rifugio. Ci mettiamo dentro ogni volta che arriva qualche tempesta, siamo sempre coperti. Cantiamolo insieme. Il mio rifugio sei. Gloria al tuo nome, Signore. Canta anche tu insieme con noi. di i nostri cantici attraverso Whatsapp al numero 328-873-7893 e se ci scrivi fuori dall'Italia ricorda di inserire il prefisso più 39. Allora lo canteremo anche alla fine questo canto e lo esprimiamo con tutto il cuore, no? Chiudiamo gli occhi quando lo cantiamo, apriamo il cuore e gli gridiamo il mio rifugio sei con tutto il cuore. Tiriamo fuori la nostra fede verso il Signore. È come tirarla fuori col tirabusciò. Gridiamo verso il Signore con tutto il cuore. Tu sei il mio rifugio. Dentro di te, mentre lo canti col cuore, senti la certezza che Dio è contento che tu gli dici che hai fiducia di Lui. Noi dobbiamo dare fiducia a Dio. Quando noi diamo fiducia a Dio, ci sentiamo rilassati, ci sentiamo forti, perché le nostre espressioni dal cuore sale verso Di Lui. E lui non è che dice aspetta mi devo prestare qualcosa per vedere se ti posso aiutare. Lui proprio opera sulla fede. Quando noi gli esprimiamo che abbiamo fede in lui, lui è contento. E noi glielo diciamo con tutto il cuore. Ricordami dopo di cantarlo Marco. Eh? Preghiamo il Signore che ci guidi questa sera. Che la sua parola apra un varco davanti a noi che ci infiliamo dentro per dire, ah Signore, con te il piano della salvezza. Se sei salvato vedi quanto ha fatto il Signore per te. Se non sei salvato, stasera il Signore per un atto di fede ti salva perché non devi fare niente. Ha fatto tutto Lui. Ave Lui. Preghiamo insieme che lo Spirito Santo apra le nostre menti e che ci dia un briciolo di fede per afferrarci a quello che ha fatto Dio per noi, che ci offre gratuitamente. Gloria al Signore. Preghiamo insieme. Signore, veniamo a te tutti insieme, nel nome del Signore Gesù Cristo, che per i suoi meriti ci permette di entrare in tua presenza. Ti preghiamo, Signore. Parla ai nostri cuori per mezzo della tua parola e facci comprendere. Quanto è bello restare coccolati da te, restare nella ovatta che tu ci metti. La vita diventa diversa, Signore. C'è più dolcezza, c'è più felicità, c'è più gioia, c'è la gioia di vivere. Qui è in, pro in programma con te per tutta l'eternità. Parla ai nostri cuori, te lo chiediamo insieme, Signore. Amen. Amen. Alleluia. Il piano della salvezza, guardiamolo insieme. Leggiamo insieme in Romani 5, 10. Che bello che sei, Signore. Alleluia. Gloria a tuo nome, Signore. Romani 5, 10. Che cosa ci dice? Guardiamo insieme. Metti un po' di attenzione. Infa, se infatti, mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del Figlio suo, tanto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. Allora, guardiamo insieme per tradurlo con parole nostre, così comprendiamo meglio. Quando leggi la parola del Signore, leggi un paragrafo, leggi poi... Traducilo sempre con parole tue, in modo che ne assorbi quello che dice. Eh? Perché una cosa è leggere, un'altra cosa è digerirla, parlare come abbiamo compreso noi e si forma l'idea. Lo Spirito Santo ci aiuta. Ricordati sempre che devi invocare il Signore, pregare che lo Spirito Santo ti dia la luce. Quando vedi che si prosciuga la comprensione, che non riesci a comprendere, fermati e chiedi allo Spirito Santo, non comprendo, che succede? Io mentre guardo queste cose qua, spesso mi trovo che non vedo chiaro come andare avanti, mi fermo. Signore, fammi comprendere. Qualche volta lascio la sedia. Mi incinocchio, così dico, qua mi devi dare tu il sentiero per capire, perché se non capisco cosa dico? Bene, rileggiamolo un'altra volta. Se infatti mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del Figlio suo, tanto più ora migliorata la situazione, che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita, perché lui vive sempre per noi, vive per intercedere per noi, vive per aiutarci e vive in noi per lo Spirito Santo, perciò ora siamo a cavallo, tradotto con parole nostre. Quando noi non eravamo ancora nati, ascolta questo, è importante, perché Cristo non è morto dopo che siamo nati noi. Quando noi non eravamo ancora nati duemila anni fa, Dio pensò: noi eravamo già nel suo elenco, pur non essendo nati, nel suo programma c'ero io e c'eri tu. Gesù disse: Vado io perché realmente questo è stato progettato da Dio, la venuta di Cristo sulla terra. Gesù aveva detto, formami un corpo e andrò io ad annunciare la tua parola ai miei fratelli nel progetto divino, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Gesù disse, vado io. Poi siamo arrivati noi, quando sei nato tu, quando sono nato io. Prima non c'eravamo, poi siamo arrivati sul pianeta Terra. Quando siamo arrivati siamo diventati nemici di Dio, perché ci siamo a suoi fatti, abbiamo combinato guai, ci siamo fatti, ci siamo formati secondo l'andazzo di questo mondo, che è nemico di Dio. Quando siamo arrivati, anziché dire grazie che mi hai creato, grazie che mi hai salvato, ora sono tuo, noi non sapevamo, ci siamo lasciati andare. Quando siamo arrivati siamo diventati i suoi nemici, perché ci siamo comportati male. Ora lui aveva nel programma che ci doveva creare aveva nel programma che ci aveva salvato, perché Gesù Cristo è venuto per salvare il mondo intero, tutti quelli che credono in lui, ed ecco che noi ci siamo trovati fuori dal progetto divino. Aveva un programma, noi ne abbiamo scelto un altro, come se tu, se sei un genitore, hai fatto tanti sacrifici per far stare un, un figlio bene, ha deciso di... Drogarsi e di vivere come un clochard, vivere nella stazione, stare in, in giro. Tutti i tuoi sacrifici. Ha fatto una scelta diversa, proprio così abbiamo fatto noi. Guardiamo nel verso 8, perché questo abbiamo un bel paragone di tanti genitori che hanno fatto tanti sacrifici per i figli, i figli stanno male. Non perché lo voleva il genitore, sono i figli che hanno scelto. Perciò noi, Dio non ci può forzare, ci fa scegliere. Spero che se non sei salvato, questa sera scegli di passare dalla parte di Dio. Perché se non sei salvata, sorella, se non sei salvato, per un atto di fede, stai come il figlio del prodigo. Ti manca tutto ti dà l'impressione che tieni tutto, ma hai un vuoto dentro che solo Dio può colmare. Beh, continuiamo ad andare avanti. Leggiamo nel verso 8, cosa ci dice il Signore nella sua parola. Dio invece, ecco, mostra il proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Hmm. Questa è bella sta cosa. Noi eravamo peccatori, siamo peccatori, ma Cristo era morto per noi. Qui c'è, se tu lo vai a leggere intorno, dice qualcuno ardirebbe morire per qualcuno da bene, ma noi non eravamo persone da bene. Eppure non essendo persone da bene, Cristo è morto per noi. Vuol dire che c'è qualcosa di importante, ha amore per noi. Leggiamolo un'altra volta, così guardiamo insieme. Dio invece non tiene conto delle nostre condizioni, non si preoccupa che noi siamo, eh, siamo cattivi. Lui continua con il suo amore verso noi. Dio invece, al contrario nostro, Mostra il proprio amore per noi in questo che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Cioè, Cristo, morendo per questa categoria, questa categoria che siamo noi peccatori, è la prova che Dio ci ama. Ecco, quando dico, quando leggi la parola del Signore, traducila con parole tue. E la memorizzi e la ripeti ad alta voce. Dici, Guarda, Dio ha fatto questo. Con un concetto che ti resta chiaro. Ti fai aiutare dallo Spirito Santo, resti libero nella sua presenza e vedi come assorbi il concetto di come Dio ti ama. Ti trasporta nel comprendere, non ti sfiora la parola. Morendo per questa categoria, cioè di noi peccatori, è la prova che Dio ci ama. In altre parole, ah, troviamo anche un altro modo, in altre parole, è morto per quelli che lo odiano. Guarda che, che cosa. Uno che ti vuole bene puoi anche fare qualcosa, ma uno che ti odia, tu muori al suo posto per salvargli la vita. È qualcosa di speciale. Signore, grazie. In altre parole, è morto per quelli che lo odiano. Noi non dobbiamo diventare giusti per essere salvati. Cristo ha guadagnato lui, con la sua giustizia, la nostra salvezza. Cosa ha fatto? Lui è restato sempre giusto perché Dio è così, ha ceduto la sua giustizia a noi, ha cancellato sulla nostra lavagna tutti i misfatti. Misfatti vuol dire le cose che non abbiamo fatto, misfatto, cioè siamo venuti meno nel farli. Fatti e misfatti. Le cose fatte sono fatte, quelle misfatte non le abbiamo fatte. Noi ne abbiamo strafatto e misfatti di tutti i colori, ma il Signore non ne tiene conto, dice tu che ha fatto fatto, io ti voglio rendere giusto, in modo che tu puoi avere comunione con mio Padre. Ti voglio riconciliare, ti voglio far fare pace. Il Mediatore, Gesù Cristo. Cristo ha guadagnato la nostra salvezza con la sua giustizia. Guardiamo nel verso 6, però dopo vai a leggerti queste cose, ti vai a leggere questo capitolo piano piano, lo assorbi, ti ci metti, dici Signore, fammi comprendere veramente. Il Nuovo Testamento si chiama Testamento perché è un'eredità ci dà tutte le informazioni, tutto il patrimonio che Dio ha lasciato, lo ha scritto nel testamento. Gesù, prima di andarsene, ha lasciato questi e poi ha continuato per lo Spirito Santo. Leggiamo il verso 6. Infatti, mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Adesso qui questa parola, empi, vuol dire per vuoti, cioè non avevamo nessuna cosa che potevamo presentare, eravamo dei fusti vuoti, non c'era niente che comp potevamo compensare per quello che, aveva che ha fatto il Signore. Cioè empi, noi non avevamo qualcosa da contribuire, manco un centesimo, niente. Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, prima di tutto, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Eravamo senza forza e senza niente. Cioè eravamo proprio disperati. Non avevamo nulla. Dio l'ha fatto per amore. Questo che cos'è? Questo è l'amore di Dio. Dio ci ha salvati per amore calcola tutto quello che abbiamo letto, poi lo vai a rileggere e dici ma come ha fatto tutto questo per me? Sì, Cristo lo ha fatto. Perché ci ama e non solo, ma attenzione, adesso ti devo dire una cosa importante, non solo l'ha fatto, ma ha colto l'occasione questa sera di esporlo davanti a noi, per farci comprendere che quello che ha fatto e che non sapevamo, Adesso lo sappiamo. Ha messo nel cuore mio una parola che viene da lui, dalla sua parola, per esporla davanti a noi, per poter dire insieme, Signore ma veramente mi ami, gloria sia resa a te. Grazie Signore. Eh? Questo è l'amore di Dio che viene travasato in noi nel momento che noi ci apriamo a questo amore e abbiamo un po' di comprensione e comprendiamo, il nostro cuore dice Signore, sì, viene travasato in noi per grazia. Che cos'è la grazia? La grazia è che noi non lo meritiamo. Dio ha messo l'imbuto su di noi. Quando noi ci apriamo per dire, Signore, sì, io voglio questa grazia che tu mi offri, lui è incominciato a buttarlo nel nostro cuore. Guardiamo in Efesini capitolo 2, verso 5, come per lo Spirito Santo, lo scrittore sacro, Dio gli ha ordinato di mettere questa notizia per noi questa sera. Efesini capitolo 2 verso 5. Anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo, Alleluia. Cosa ha fatto? Ha soffiato nella nostra vita l'alito divino, quando abbiamo detto, quando ho detto, ci apriamo e ci. nella grazia che il Signore ci dà. Soffia l'alito divino come soffiò. Nelle narici di Adamo che era un pezzo di terra nel giardino. La parola del Signore dice, gli soffiò nelle narici e divenne un'anima vivente. Così fa il Signore Gesù Cristo nella tua vita se non sei nato di nuovo. Se sei nato di nuovo ha fatto proprio questo. Infatti hai sentito dentro di te questa nuova vita dello Spirito che Cristo ha soffiato dentro di te. Gloria a te, Signore. Quando eravamo morti nei peccati, anche quando eravamo morti, cioè separati da Dio, ci ha vivificati con Cristo e per grazia ci ha salvati. Che bello. Proprio quando non potevamo fare niente, che eravamo separati, eravamo morti, eravamo senza forze, si è presentato il messaggio al nostro cuore di quello che Cristo ha fatto. Alleluia. Leggiamolo insieme, 5, Efesini 2, 5. Quando eravamo morti, ci ha vivificati, cioè ciò di cui noi abbiamo bisogno spiritualmente, come persona morta spiritualmente, abbiamo bisogno e. Eh? Innanzitutto di essere vivificati da Dio. Infatti, quando Nicodemo è andato da Gesù la notte, la sera per dirgli: Gesù gli ha detto la prima cosa, devi nascere di nuovo. Perché se non siamo nati, che vogliamo vedere? Se siamo morti, che vogliamo vedere? Niente. La salvezza dona vita spirituale ai morti. La potenza che risuscita noi credenti dalla morte e ci vivifica. Guardiamo nel capitolo 6 dei Romani, verso 1: che cosa fa il Signore nell'anima nostra. Se tu non ti apri al Signore, non lo esperimenti. Chi si è aperto lo ha sperimentato. Questa è la grande salvezza che Dio ci offre in Cristo: la vita nuova dello spirito che diremo dunque rimarremo forse nel peccato affinché la grazia abbondi come dire nel momento che ci viene lasciata questa beata speranza che si inietta nella nostra vita per opera dello spirito di dio non possiamo restare più come siamo perché ci sentiamo diversi il nostro essere rigetta quella immondizia che vivevamo prima, vuole fare pulizia. Continuiamo a leggere in Efesini capitolo 2 verso 5. La salvezza dona vita spirituale a noi morti, la potenza che risuscita noi credenti dalla morte ci vivifica è la stessa potenza che alimenta ogni aspetto della vita cristiana. Perché siamo guidati dallo Spirito? Perché ci guida lo Spirito Santo? Perché c'è stata quell'iniezione potente della grazia di Dio quando ci siamo aperti a Dio abbiamo detto sì. Non è per opere, non è no. Leggiamo nel verso 8, perché sennò poi ci sfugge qualche maglia. Infatti, è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede e ciò non viene da voi è il dono di Dio che cos'è la fede quando ci arriva il messaggio eh, è come che non riusciamo più a respirare il messaggio della salvezza porta alla nuova vita la fede che cos'è è la nostra mano che dice uh, meno male che sei venuto meno male che sei venuto sei venuto ad aiutarmi proprio in un momento come questo, quando non riuscivo più a respirare, quando non ce la facevo più, quando ero morto, che ero morto nei falli e nei peccati, che io stesso mi faceva schifo questo tipo di vita, quando proprio non potevo più respirare dalla sporcizia che avevo dentro, sei venuto, grazie Signore. Mm -hmm. La fede. Vuol dire che diciamo, Signore, abbiamo detto, ah, meno male che sei venuto. Quando non riuscivamo più a respirare. Beh, c'è adesso qualche cosa che ci dà un'immagine. C'è tutta questa rivoluzione in America, no? Perché hanno messo da tutte le parti cartellini scritti, non riesco a respirare. Floyd, quel signore afro, afroamericano che è morto, perché è morto? Non riusciva più a respirare. Se fosse arrivato qualcuno e gli avesse tolto quel ginocchio dal collo, respirava, viveva. Proprio così noi quando siamo affogati dal peccato, dalle, dalle cose che ci disgustano, che Lì arriva il Signore quando noi diciamo, ah, bene o male il messaggio della salvezza, grazie che sei venuto per salvarmi. Quando noi diciamo, grazie Signore, Lui agisce in profondità nella nostra vita e ci salva. Ti può salvare adesso mentre parliamo. Se tu rivolgi uno sguardo di fede al Signore, che ti senti soffocato dai problemi, dai peccati, la vita in sé ti, 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 ti disgusta tutta. Grazie che mi hai portato il messaggio della salvezza questa sera, perché il Signore te la dà per un atto di fede che tu ti rivolgi a Lui. Fallo adesso, anzi preghiamo insieme, io voglio pregare insieme con te, se questo è il momento che tu vuoi ricevere la salvezza, un respiro verso il Signore. Signore, veniamo a te insieme con il fratello, con la sorella, che in questo momento desidera ricevere un respiro di aria di cielo, dello Spirito tuo Santo, che converte il suo cuore. Sì, Signore, cambialo, trasformalo, perdonalo, lava il suo cuore col tuo sangue. E riempilo di Spirito Santo. Alleluia, grazie Signore. Grazie Signore. Se tu sei stato in questo stato d'animo, ti sei rivolto al Signore, lo puoi già ringraziare. Perché Egli toglie il peso immediatamente, il peso del peccato, il peso di morte. Bene, guardiamo come la parola del Signore ci aiuta nel verso 8, mediante la fede e ciò non viene da noi. Noi respiriamo, ma chi lo fa lo fa il Signore, che soffia dentro di noi. Ciò fa riferimento all'intera affermazione precedente riguardante la salvezza, non solo dal punto di vista della grazia, ma anche della fede. Per essere salvati occorre certamente che noi, Crediamo nel messaggio che ci viene dato. Tuttavia, perfino la fede fa parte del dono salvifico di Dio, che l'uomo è in grado di esercitarla. Ora, mentre io sto parlando, non è che tu hai la fede, io ho la fede. Insieme al messaggio che ci porta di salvezza. Ci dà anche la fede di credere, alleluia, gloria sia resa a Dio. Ci dà la fede che la, mettiamo, la esercitiamo mediante le proprie forze. La grazia di Dio pervade tutto il nostro cuore e ci sentiamo che è arrivata questa nuova vita. Esattamente come Adamo, un pezzo di terra che non si poteva muovere dopo che il Signore soffiò, Cominciò a correre che non si fermava più. Così cominci a camminare tu nelle vie del Signore, mentre ti nutri della sua parola che diventa vita per te. È vita per me. È un'opera spirituale, è un'opera che la fa Dio, è misteriosa, ma la sua parola perciò l'abbiamo qui, per dire quello che Egli fa. Gloria a Dio, gloria a te Signore. Alleluia, allora stavamo dicendo: Dio pervade ogni aspetto della salvezza. Non ti meravigliare quello che ti sto dicendo, perché tutti i miracoli che fa Dio li fa Lui. Uno dei più grandi miracoli che Dio fa non è se ci libera da un cancro, se risuscita o morto è la salvezza perché la salvezza ci apre la porta del cielo ci apre gli occhi per il regno dei cieli e ci comincia a preparare per questa eredità eterna. Uh, gloria al Signore. È un'opera che la fa Dio. Noi dobbiamo solo dire sì, Signore, la voglio questa cosa. Ti ringrazio. È per grazia, questo è. Allora abbiamo visto due cose: l'amore di Dio che si riversa in noi per grazia. Ora guardiamo come continua questo cammino insieme con il Signore. Leggiamo insieme in, in Secondo Pietro, capitolo 3, verso 15: Quanta pazienza ci ha messo Dio per farci giungere alla salvezza ci ha sopportati perché ci vuole salvare tutti gli errori che abbiamo fatto, i nostri pensieri, i nostri atti misfatti. Dio li ha visti tutti, ci ha messo una pazienza che non finisce mai. Alleluia. Per farci giungere a comprendere che adesso stasera stiamo comprendendo e il Signore è pronto a salvare. Considerate che leggiamo insieme. Adesso dobbiamo considerare insieme, però ci dobbiamo mettere il cuore a non ti distrarre. Considerate che la pazienza del nostro Signore è per la vostra salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo vi ha scritto secondo la sapienza che gli è stata data. Dopo vediamo cosa dice Paolo. Adesso guardiamo cosa dice Pietro, lo rileggiamo. E considerate che la pazienza del nostro Signore per la vostra salvezza. Ora, la pazienza, il Signore, è arrivato fino qui e ha avuto pazienza verso di me e verso di te. Quanti anni hai? Forse hai 90 anni? Pensa, Dio ha avuto pazienza per 90 anni per aspettare. Fino a che noi diciamo sì, Signore, Dio questa sera sta facendo proprio questo, ha avuto pazienza. Mo ci presenta il messaggio della salvezza che non, ave non sapevi niente prima, tutta quella pazienza ha avuto per poi farti giungere il messaggio che, come per sorpresa, ci ha messo insieme stasera e ci fa giungere il messaggio della salvezza. Considera che la pazienza del nostro Signore serve per la mia e per la tua salvezza. Guardiamo nel verso 9 dello stesso capitolo, così vediamo Dio come spiega le cose. Alleluia, grazie Signore. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa. Come pretendono alcuni, sai, c'è chi piglia leggermente, ma sì, pensi queste cose. Ma è paziente verso di voi, vedi la pazienza ancora. Non volendo che qualcuno perisca, ci vuole portare a salvezza, ma che tutti giungiamo al ravvedimento. Che tutti giungiamo al ravvedimento, che vuol dire paziente verso noi? prima che non facciamo più in tempo, per dare a noi la possibilità di entrare nel regno di Dio, per portarci a poter dire, Dio, tu hai ragione, io mi sono comportato male, questo è il ravvedimento, io, tu hai ragione, io ho torto, perdonami, in vista dei grandi prossimi eventi. Dio prima che chiude la partita del ritorno del suo figlio e delle tragedie che succedono, ci chiama ancora, guardiamo nel verso 13. Ma secondo la sua promessa noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia. Ora, prima che il Signore tira via questo mondo che si dissolverà e aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, ci fa giungere il messaggio per dirci, salvati, come diceva Pietro, lo stesso Pietro, nel giorno della Pentecoste, quando gli chiesero che dobbiamo fare, leggiamolo insieme anche questo. Nel capitolo 2 degli Atti degli Apostoli, verso 38, dice la stessa cosa a noi. Dobbiamo ammettere che noi abbiamo sbagliato, che Dio ha ragione e perciò ci diamo a Lui. Ravedetevi 2.38. E Pietro dice, ravedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono. Dei vostri peccati. E voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Gloria al Signore. Vedi? Tutto questo apparato, il Signore lo ha preparato per me e per te. Dobbiamo solo prendercelo. Guardiamo però che cosa dice questo verso. 13. 2, 13. Perché ci aiuta. Secondo Pietro 3,9, 3,13. Secondo Pietro 3,13. Ci mettiamo un po' di tempo, però vale la pena. 3,13. Eccoci qua. Allora ci siamo. 3.13 dice così. Nuovi cieli e nuova terra. La promessa di un nuovo universo è radicata già in fin dall'Antico Testamento. Il termine nuovi sottintende la differenza qualitativa, non solo per ordine cronologico, ma anche una qualità di vita diversa, il cielo, le regole celesti, le regole del regno di Dio, dove abiti la giustizia, abbiamo letto insieme. L'universo avrà una nuova natura perché la giustizia vi si stabilirà prendendo dimora esclusiva e permanente. Perché non ci sarà più il diavolo, non ci sarà più Satana, non ci sarà più la tentazione, non ci sarà più il tentatore. Saremo nella gloria col Signore. Perché Dio ha fatto tutto questo? Perché ci ha fatto giungere questo messaggio? perché secondo la sua promessa leggiamo insieme noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra dove giustizia abita questo mondo sarà tolto di mezzo questo mondo non ci sarà più la fine del mondo è più vicina di quando noi possiamo immaginare ne hai sentito parlare ma ora siamo più vicino di quando tu pensi. Il Signore proclama il suo ritorno di nuovi cieli e nuova terra, dove è spiegato bene, e non abbiamo il tempo di leggerlo, ma il meglio è spiegato come è formato nel capitolo 21 e 22 dell'Apocalisse, che non possiamo leggere due capitoli. Però se hai un po' di tempo vai lì e leggi nel capitolo 21 e capitolo 22 dell'Apocalisse, gli ultimi due capitoli della Bibbia. Gesù ne ha parlato, gli apostoli, i profeti. Pietro nel verso 15. Dice ancora di più riguardo a questa cosa. Leggiamo insieme. E considerate che la pazienza del nostro Signore per la vostra salvezza, an come anche il nostro caro fratello Paolo vi ha scritto secondo la sapienza che gli è stata data. Guardiamo insieme, in breve, senza andare a cercare tutto, cosa dice Paolo riguardo... A questo soggetto. E leggiamolo insieme, in an, come anche Paolo. Leggiamo anche il verso 16 che ci dice che Paolo ancora spiega. E questo egli fa in tutte le sue lettere, cioè Paolo, in cui tratta di questi argomenti, in esse ci sono alcune cose difficili a capirsi che gli uomini ignoranti e instabili travisano. La loro perdizione, come anche le altre scritture. Guardiamo cosa dice l'Apostolo Paolo riguardo alla nostra salvezza e leggiamo insieme in Tito capitolo 2, verso 11: Infatti, la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini. Si è manifestata. Che vuol dire questo? <coughs> La grazia di Dio ci ha raggiunto attraverso l'incarnazione di Dio in Cristo, che è venuto, ha pagato il prezzo del riscatto, quando noi ancora non c'eravamo, eravamo nel progetto di Dio. Lui ha fatto tutto, anche quando ci siamo comportati male, ha avuto pazienza per farci giungere il messaggio questa sera, lo scopo dell'incarnazione di Cristo. Ora, la grazia di Dio ci ha raggiunto attraverso l'incarnazione di Dio in Cristo, ma ancora, per ragioni di tempo, non possiamo... Eh, prolungarci, ma leggiamo un altro verso dove ci fa comprendere. Secondo Timoteo 1.9 dice, egli ci ha salvati e ci ha rivolto questa sera che cosa sta facendo il Signore. Il Signore quando ci parla è il momento che ci parla che noi dobbiamo ascoltare. Egli ci ha salvati, lo porta al presente, perché se noi riceviamo il messaggio e mentre lo riceviamo ci apriamo al Signore, Egli ci salva mentre stiamo parlando. Infatti, Egli ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata. Leggiamo insieme, Marco. <coughs> non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito. E la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù, fin dall'eternità. Vedi, il progetto di Dio per me e per te, Dio l'ha programmato fin dall'eternità. Dall noi siamo arrivati, non c'eravamo prima, ma ora ci siamo. Ma il suo progetto si completa in noi quando noi diciamo, Signore, vieni nella mia vita. Da questo momento, quando noi cediamo al Signore e gli diciamo: Hai ragione, perdonami, lavami col tuo sangue, purificami, e da questo momento voglio cominciare a camminare con te, da questo momento, per l'opera grande, per il grande miracolo della salvezza, il Signore ti ha salvato se lo ricevi nella tua vita. Se gli dici: Signore, hai ragione. Io ho tolto, desidero cominciare questa sera un cammino insieme con te. Lo vogliamo esprimere insieme con quel canto che abbiamo cantato. Dio in Cristo ci offre la salvezza su un piatto di oro. Normalmente si dice su un piatto d'argento. Dio questa sera offre a te. E a me la salvezza su un piatto di oro. Tutto fatto, come disse Gesù. Andate, dite a, che vengano perché la, la cena, il pranzo è preparato. E il Signore continua, questa sera sta ancora continuando, in giro per i crocicchi e ha raggiunto pure te. Perché? Il Signore ha preparato la salvezza anche per te, è venuto per salvarti, ti ha fatto giungere il messaggio ed ora che apri il cuore, che hai aperto il cuore, puoi cominciare a nutrirti dei beni spirituali. Cantiamo questo bel canto e gli diciamo gridando, il mio rifugio sei, Dio è diventato il tuo rifugio. Perché da questo momento in poi, ogni volta che vai a lui, ti vede come suo figlio, come sua figlia. Gloria sia resa a te, Signore. Alleluia. Grazie. Allora farai delle esperienze da questo momento in poi, che sono le tue esperienze. Non andrai più sul sentito dire. Sai, il sentito dire non sempre ci aiuta. Dobbiamo sperimentarlo in prima persona. Io qualche volta ascoltavo qualche bel messaggio e allora dicevo, oh, questo lo devo predicare pure io. E allora... Cercavo di trasferire il concetto di quel messaggio, ma non funzionava, perché quello era un'esperienza che aveva fatto lui, il predicatore. Un giorno il Signore mi ha detto, no, i messaggi devi dare quello che hai tu, non ti devi prestare niente perché le esperienze degli altri non sono come le tue. La salvezza è personale, le esperienze sono personali. Da questo momento tu cominci ad sperimentare la grazia del Signore su di te, perché hai fatto diventare Gesù il Signore della tua vita. Lo vogliamo ringraziare insieme? Digli grazie insieme con me. Sì, la salvezza è gratuita. Il Signore te l'ha offerta nel progetto che ti ha esposto, perché lo Spirito Santo ti ha fatto comprendere che Egli sta operando nella tua vita. È un miracolo di Dio, non è né più né meno. Lo vogliamo ringraziare insieme. di insieme con me, Signore, grazie che questa sera mi hai salvato. Da questo momento so, tu sei il mio rifugio. Io mi nascondo in te, vivo in te, voglio vivere con te. È il mio cuore, è la tua dimora. Vieni nella mia vita, lavami col tuo sangue, riempimi di Spirito Santo per avere la forza, la guida, per poter camminare e combattere. Ti ringrazio, Signore per quello che tu hai fatto nella mia vita questa sera per Gesù Cristo. Amen. Amen. Prendi nota dove abbiamo letto. Così poi li vai a leggere e vedrai come il Signore ti incoraggia. Romani 5:10. Romani 5:8. Romani 5:6. Efesini 2:5. Efesini 2:8. Secondo Pietro 3,15 Secondo Pietro 3,9 Secondo Pietro 3,13 Secondo Pietro 3,15 e 16 Tito 2,11 Secondo Timoteo 1,9 Metti tra parentesi Apocalisse capitoli 21 e 22. Ti prendi un po' di tempo e vai a vedere dove andremo ad abitare, come sarà. Alleluia. Nel capitolo 21 e nel capitolo 22 dell'Apocalisse, scrivi solo capitoli 21 e 22 dell'Apocalisse, c'è il nuovo cielo e la nuova terra dove andremo. Alleluia. Il regno di Dio. Gloria al Signore. Alleluia. Alleluia, alleluia. Il progetto di Dio non si ferma alla salvezza, ma continua nell'eternità. Apocalisse capitolo 21, mettici, ah va bene, si capisce. E Apocalisse capitolo 22, gloria al Signore. Ed ora, prima che ci separiamo, vogliamo pregare per la nostra, diciamo, bella Italia, la stiamo guastando, l'abbiamo guastato un po' noi. Ma Dio la può rimettere in moto. Preghiamo insieme verso questa bella nazione che lo Spirito Santo possa rinnovarla e portare onde di benedizione, onde di salvezza e benedizione in ogni cuore, un grande risveglio spirituale. Signore, la presentiamo a te e ti diciamo: fai tu, agisci tu, Signore, che possa. Migliorare secondo il Tuo piano, il Tuo progetto. Signore, ti vogliamo presentare anche tutti coloro che sono insieme e che ascoltano la Tua parola ora e quante volte viene ascoltata da qualsiasi orecchio in qualsiasi parte del mondo. Possa la tua presenza benedire ognuno che la ascolta e la condivide. Ti presentiamo, Signore, questo piccolo globo. Avvolgilo col tuo Santo Spirito ed opera per la gloria di Gesù Cristo. E noi, Signore, ancora vogliamo scaraventare nell'abisso, nel nome di Gesù Cristo, questo virus e tutte le forze che ostacolano, Signore, la crescita dell'opera tua. Leghiamo ogni forza satanica, demoniaca e diabolica nel nome di Cristo, tutti insieme. Per la gloria di Gesù Cristo. E insieme ti diciamo: venga il tuo regno e si spanda il potere del tuo regno in lungo e in largo per la gloria di Gesù. Te lo chiediamo tutti insieme, Signore, amen. 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 E gloria al Signore. Ci siamo messi insieme e siamo andati al Signore con tutto il cuore. Dio ti benedica. E mi congratulo con te che questa sera hai ricevuto Gesù Cristo nel tuo cuore, hai ricevuto la salvezza di Dio. Ora sei un figlio, una figlia di Dio, sei entrata a far parte in un'altra famiglia che è la famiglia di Dio. Alleluia, alleluia. Dio ti benedica. Ci vediamo domattina alle dieci e mezza per la solita visita pastorale e preghiamo che il Signore mi dia una parola da parte sua che possa parlare ai nostri cuori, partire da me e dovunque arriva per la gloria di Gesù Cristo. Pace e buonanotte.